Pellegrini. La 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 la. Ciao, oggi video tag. In realtà lanciamo un video tag. Lo lancio insieme a Carmen di We4Us Makeup. Ve lo scrivo qui, perché sicuramente l'avrò detto male. Io e Carmen parliamo spesso del fatto di essere youtuber, perché comunque è la cosa che ci accomuna. E tante volte ci arriviamo a dissentire, ovviamente amichevolmente, su alcuni punti e essere d'accordo su altri. Da qui è venuta fuori l'idea del video tag. Abbiamo detto facciamo un video tag che faccia vedere alle iscritte di ogni canale che tipo di youtuber sei. Quindi, dal titolo, che youtuber sei? Abbiamo 5 domande che faranno capire al nostro pubblico che cosa stanno guardando, perché secondo me è il fattore essenziale. Una volta che tu sei onesta con il pubblico e che dici al pubblico cosa sta guardando, puoi fare quello che vuoi. Quali sono le motivazioni che ti hanno spinto ad aprire un canale YouTube? Essenzialmente quelle sbagliate, sicuramente. A me piaceva moltissimo il successo che riscuotevano le altre ragazze. Guardavo Clio, prima di Clio guardavo Lady Mija, guardavo Giuliana, guardavo tante altre ragazze, anche Pepper in Chocolate 84, e mi piaceva il loro successo, il successo che avevano mi piaceva tanto. E volevo essere come loro e quindi ho aperto il canale, credevo di essere abbastanza brava, in realtà ero una ceppa. Non lo so, era più che altro il successo, le belle cose che capitavano a loro. Non sapevo neanche che ci fosse un modo per guadagnare con YouTube, quindi non era quello. Non sapevo che le case cosmetiche inviassero prodotti. No, mi piaceva proprio il semplice fatto di essere, non so, popolare. Quindi avete visto che sono le motivazioni più sbagliate per aprire un canale nella storia dei canali. Quali pensi siano le motivazioni giuste per aprire un canale? Le motivazioni giuste sono quelle che poi ho scoperto dopo. Dopo 2 o 3 mesi che ho aperto il canale ho scoperto che non è la popolarità, che comunque non arriva, a volte non arriva subito. Non è quello l'importante, poi non me ne frega neanche niente. Non me ne frega niente è una cosa disonesta. Me ne frega relativamente, me ne importa relativamente. Perché poi alla fine quello che si capisce che è importante sono le amicizie che si instaurano, che sono amicizie virtuali, ma è comunque considerazione di cuore da parte di alcune persone. Io una volta sono stata male ed intorno ho scritto un accenno su Facebook e sono stata circondata da un affetto che io non immaginavo possibile, che sarà sì virtuale, ma mi ha riscaldato davvero il cuore. Quindi credo che sia questo il motivo giusto per aprire un canale YouTube, ossia fare parte di una community. Quali collaborazioni con le aziende accetti? Io parlo da beauty guru, ovviamente se questo video lo facesse un'altra persona non parlerebbe da beauty guru, ma da quello che è, da comico eccetera. Io accetto collaborazioni con le aziende che mi inviano prodotti da recensire o per fare tutorial, che però non mi obbligano a farlo. Ne ho parlato anche in un altro video che vi metto alla fine di questo video. Io accetto collaborazioni con aziende che non mi forzano a fare niente, perché se un'azienda mi forza, mi manda un prodotto e mi dice recensiscilo, non sarei onesta soprattutto prima di tutto con l'azienda, perché cercherei di non farmelo piacere. Se tu mi obbliga a recensirlo, io sono dispettosa, mi viene da non farmelo piacere. E poi accetto collaborazioni con persone che magari mi inviano i premi, con aziende che mi inviano i premi per i giveaway, che non mi chiedono assolutamente di fare niente, di sponsorizzare, di mettere link, micro se ti va, ma non è obbligatorio. Quindi sì, collaborazioni con aziende che però si mostrano intelligenti, nel senso che se non mi piace qualcosa me lo fanno dire. Infatti bisogna sempre mettere in chiaro, quando si accetta una collaborazione con un'azienda bisogna che siano chiari loro, ma bisogna essere chiari anche noi. Bisogna dire, guarda che se a me una cosa non mi piace, lo dico, non ci sono cazzi. Sei partner? Cosa comporta la partnership? Ti va di dirci quanto guadagni? Allora, sì, sono partner. Da cosa si vede? Cosa comporta? Allora, prima di tutto puoi rifarti la grafica del canale. Hai uno spazio sopra la cima, diciamo, della normale pagina, hai un banner di 150 pixel che puoi personalizzare, che io trovo la cosa più carina della partnership. Poi puoi cambiare, anzi no, la cosa più carina della partnership è quella che sto per dire, ossia che puoi cambiare l'anteprima del video. YouTube di solito dà 3 anteprime di default, che se non sei partner devi scegliere per forza una di quelle 3, una all'inizio, una in mezzo, una alla fine del video. Essendo partner io posso caricare una qualsiasi immagine come anteprima del video, il che è una cosa molto bella, perché
il libro non fa la copertina, però se un libro ha una copertina carina, siamo più invogliati a comprarlo. È puro mercato. Ah, ovviamente si guadagna con i video di YouTube. E vediamo se... non posso dirvi, credo, quanto guadagno esattamente. Credo che sia proprio contro i termini youtubiani della partnership. Poi non so perché, non so neanche se è vero, però ve lo dico a grandi linee. Diciamo che non ci pagate l'affitto. Ci comprate una macchina, credo, brutta in 5 anni. Proprio mettendovi tutto da parte potrete comprare una veramente brutta in 5 anni. Ci potete comprare un paio di jeans buoni e una magliettina. Parlo per me che ho 10.000 iscritti. Poi ovviamente varia moltissimo dalle visualizzazioni che ha un canale. Magari un canale ha tantissime visualizzazioni e pochi iscritti guadagni più di me. Come reagisci agli attacchi degli hater? Io reagisco male. Reagisco davvero male. Sto cercando di correggermi. Perché secondo me parlarne bene e parlarne male è l'importante che se ne parli. Quindi bisognerebbe semplicemente ignorare gli haters. Io non ce la faccio perché sono fumina di carattere, soprattutto quando non si parla di me. Per esempio sotto video di certe guru che vengono attaccate così per partito preso mi scaldo come una belva. Inizia a diventare anche al limite dell'offensivo a un certo punto. Una ragazza qualche giorno fa, che mi complimento per l'intelligenza, praticamente mi ha detto: mi dispiace vedere che tu salti addosso alle persone in questa maniera se appena ti criticano. Mi disiscrivo. Poi i mi disiscrivo mi piacciono tanto che a me mi verrebbe da scriverci e sti cazzi. Ma non lo faccio mai. Io cerco di essere sempre abbastanza diplomatica e pungente nelle mie risposte. Non è che se una persona mi critica io scatto subito. È quando vedo che quella critica è una critica fine a se stessa, tipo che schifo questo trucco. Non è una critica, è un insulto. Poi possiamo chiamarlo come ci pare, possiamo dire che come te la prendi, come ti scaldi subito. Oh, ma che vuoi? Cioè, se tu nella vita vera mi venissi a dire una cosa così, ti tiro anche uno schiaffo. Il problema è che magari io sembro molto molto tranquilla in video, in realtà nella vita sono molto fumina, cioè mi innervosisco, mi arrabbio. L'ideale, secondo me, il consiglio che do a tutte, magari quelle che saranno un pochino più brave di me, è cancellare il commento offensivo, bloccare la persona e finirla lì, perché ci si fa molto meno sangue marcio. Ci sono persone che si iscrivono ai canali semplicemente per stare lì a punzecchiare. E nel senso, nessuno vi paga abbastanza per essere punzecchiate tutto il giorno. Anche se avete la partnership, non siete pagati abbastanza per essere punzecchiate tutto il giorno. Quindi semplicemente bloccate e cancellate i commenti. Io ci provo, ce la farò. Però è logico che le critiche vanno accettate, soprattutto quelle costruttive. Ma le critiche distruttive mascherate da critica costruttiva, mascherate da cosa carina che invece poi sono un insulto, non le accetto, è inutile. Ok, direi che ho finito, basta parlare. Ci vediamo prestissimo, spero che questo video in collaborazione con Carver vi sia piaciuto, andate a vedere anche il suo e rispondete intanto a questo tag, se volete farlo lasciate un video risposto, un commento, un post su Facebook, qualsiasi cosa. Noi abbiamo buttato lì l'amo di questo tag e ci vediamo alla prossima.